Non lo vedevamo in video da un po', forse da, da un paio d'anni, per cui è veramente un gradito ritorno, sì, quello di Mika, benvenuto al messaggio. E anche questa volta non sono vestito con un abito di paillette. Sono sobrio, sobrio, però è molto elegante come tuo solito. Sì, sono un po' country, country club rivisitato. Esatto, esatto. Senti, ma par partiamo proprio da, dalle basi, cioè come ti devo chiamare? Mika o Mika, Michael? Mica. Mika. Mica, quindi... mica, assolutamente mica. L'album si chiama My Name is Michael Holbrook che è il mio nome al chile, però... No, però io sono mica. Sono, mi chiamo Michael Holbrook però sono mica. È una cosa che io posso dire con ancora più uh, affermazione dopo la scrittura e l'uscita di questo album e anche senza, senza avere questa uh, questo, quest tensione nella pancia, che era una sensazione che... Uh, io ho cominciato ad avere forse cinque anni fa, quando io dicevo mica, o, o quando sentivo il mio nome, c'era quasi questa cosa stranissima che si è stabilita di, o, o, di ogget, oggettivare mm -hmm. uh, il mio proprio nome. E, era diventato Pen una cosa diversa da quello che... Penso che, no, però penso che ci sono tantissimi artisti, se tu chiedi veramente a un artista, a un certo punto ti sei separato un po' per proteggerti dal tuo nome, dalla tua identità pubblica, eh, io penso che tutti ti dicono, se, se ti rispondono onestamente, sì. Però la sfida è di, di combattere questa cosa, di rimetterti in contatto e di, di dimenticare totalmente la separazione fra la persona pubblica e la persona privata, sciogliere questa, questo pudore in favore di un candore più uh, utile, specialmente per il process creativo e anche per il dialogo con il pubblico. Non è stato un percorso semplicissimo il tuo. Insomma, viene dopo quattro anni di stop dalle attività discografiche. Eh, insomma ci cioè, hai messo quattro anni alla fine questo è il risultato questo è l'album che è uscito chiaramente in cd con le vecchie, i vecchi supporti anche, anche, eh? anche in lp anche che, in indonesia sì. in cassette <ride> addirittura che è una la, che la, la per... rinascita della cassette è una cosa fortissima sai che sta succedendo Dimmi, in questo momento raccontami. il cassette è una cosa molto, che è molto ricercata ci sono dei negozi dove se tu fai uscire il tuo album in cassette potresti chiedere molto di più che un CD. Ma ci sarà un po' questo revival degli anni 80 forse, complice con questo ritorno di questo S supporto? Anche Sì, però sai che i cassette uh, è, è un suono molto particolare perché il momento che tu metti play ti ricorda il. come no? Certo. Questo cuscino certo. audio che. Okay. Ma forse per quelli della nostra generazione era un po' il fruscio del vinile per le generazioni precedenti. Io eh, non ho, fruscio. posso dirti che proprio non ho questo legame emotivo con il, il, vinilo, il mm -hmm. vinile, vinile. Uh, anche se apprezzo la qualità del sound, mm -hmm. però come non ho avuto l'esperienza di andare a comprare, senza essere una cosa di nicchia, un, un, certo. un disco vinile. Certo. Per me è cassette, cassette. È... E poi c'è stato Beh. un mini-disc, però mi sembra di essere è una distrazione. Però è quasi una, una cosa assurda. Se noi pensiamo che questi artisti adesso che noi ci ritroviamo in un mondo dove le vendite dei dischi adesso 75% di riduzione del mercato fisico oggi rispetto a 4-5 anni fa in questo paese, un sistema di uh, recupero dei diritti uh, con il streaming che può essere al vantaggio di alcuni artisti quando un artista è firmato a una grande com disco, compagnia discografica uh -huh. però anche al svantaggio di tantissimi molto di più uh, Quindi, dunque, secondo me questo non ha aiutato per esempio le, le giovani generazioni perché penso che un'intera generazione di artisti, io penso a casi clamorosi come gli Arctic Monkeys che nacquero eh, sull'allora MySpace, che furono uno di, insomma, dei, dei sì, primi casi... Sì, però noi siamo nati su io sono stato lanciato da MySpace, io sono e il secondo, della rete, secondo, secondo artista momento. nella storia dell'Inghilterra, dell del, del di UK, che ha avuto un numero uno uh, grazie al download. <ride> Um, e dunque no, è una cosa che è molto importante da una parte, ovviamente la, la, penso che non abbiamo fatto la transizione totale ancora, siamo sempre in una fase di transizione, però quello che è, è assurdo da pensare è che questi artisti fortunati, beati loro, questi degli anni 80 o 70, hanno avuto tutto il loro repertorio venduto in vinile, poi rivenduto. Certo, nei vari supporti. In cassetta, certo. Poi rivenduto in CD, CD, poi è rivenduto anche in, in altri format. Dunque è così. Che, che questo in, infatti è stato tut, tutti i soldi che vengono da anche questa rivendita, hanno costruito queste grandi marche che sono Universali e tutto il resto. Però tra parte forse c'è stato anche un meccanismo diciamo di compensazione con i live, per esempio. Che adesso sono, diciamo, per le case discografiche, uno dei, degli elementi principali, insomma, anche di sì, guadagno. Forse che contribuisce anche a creare un rapporto, magari, fra gli, per voi artisti con il pubblico più intenso. Magari. Sì, stranamente andiamo quasi più in. Dietro, perché adesso torna totalmente questo, questa idea del contatto con il pubblico, non soltanto attraverso i social media, però anche con il live, questa idea di andare e di impegnarti durante un anno e mezzo è una cosa importantissima, perché il mercato sta cambiando, dunque il live è anche la cosa assurda che il, il paragone fra uh, il live e anche il, 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 il streaming Adesso è difficilissimo di trovare, di stabilire un, una, una formula che può essere messa su tutti gli artisti. Il caso di un artista rispetto all'altro è totalmente diverso. Le carriere stanno diventando atipiche ancora di più, più adesso che sempre, però il live è molto importante. I social network in questo che, che ruolo hanno secondo te? I social network, uh, ma guarda, ancora una volta, ogni caso è atipico. Possiamo vedere degli artisti che, sono, che, che hanno delle carriere live fantastiche e hanno 85.000 persone che, su, che lo seguono su Instagram. Poi degli altri artisti che non riescono a riempire uh, dei teatri che, che hanno, hanno milioni di... 4 milioni di followers. Tu che e è, i brandback, ma la, la cosa che non mi piace è il fatto che... che alla fine è un, una cosa molto commerciale, perché questi 4 milioni per di, di follower servono anche a vendere delle cose dei prodotti, dei sponsoring, la pubblicità. Dunque, no, è, è come ho detto prima, è un momento dove è molto difficile uh, trovare un, un, un senso di, di fare generalizzazioni sulla carriera degli artisti, perché ogni caso è atipico. Dunque basta solamente il, il legame emotivo con i fans. Senti, tu con i social che poi torniamo al disco, ma con i social che tipo di rapporto hai? Ho quasi fatto pace con i social. Mm. Ho fatto pace perché mi sono reso conto che c'era una maniera di raccontare la tua storia. E di non, di non, fare, non fare delle foto di te sulla, di me stesso sulla spiaggia con i miei il mio six pack, perché ovviamente ho un six pack da dio sotto questo golf. <ride> eh, certo. Eh, giusto, e so che, che ho deciso eh? per, per solamente per bene educazione di non dimostrarlo su Instagram. Eh, ti crediamo sulla parola, vero? Eh, eh, ti ti dico, se io avevo un six pack da dio, io lo metto su Instagram subito. <ride> e fai bene. Senti, a proposito di fare pace. E parlavamo prima del tuo passato, quindi in qualche modo col tuo passato e anche con la tua famiglia, perché questo è un po' questo album, un viaggio in quelle che sono le tue origini, no? Che insomma poi hai raccontato in più occasioni, essere state a volte anche complicate, anche, anche dolorose alcuni, alcuni periodi. Però, come sei arrivato alla fine, alla fine di questi quattro anni, alla fine di questo percorso, all'album che oggi noi possiamo ascoltare? Molto più in contatto con le cose che mi rendono triste, però. Per fortuna molto più in contatto anche con le cose che mi rendono felice. E dunque più in contatto, più, più così. Uh, così. Ma è, è vero un... che questo percorso è nato in un cimitero? È nato in un cimitero. Uh, dovevo cominciare, avevo finito la costruzione del mio studio. Uno studio dove ho messo tantissimo impegno per costruire uno studio vuoto. <ride> Perché volevo uno spazio e volevo fare tutto un album a casa scrivere tutto a casa che sembra una cosa ovvia però nel mondo della pop della pop di oggi non, non, non posso dirti quanti, quante canzoni tu senti adesso nella radio dove tutto è stato scritto in studi commerciali con diversi autori che arrivano che vanno via anche autori che fanno tre diverse sessioni al giorno di scrittura con diversi artisti è proprio un una macchina grossa. Dunque io mi sono detto: no, vuoi fare una pop che racconta, che è intima. L'unico problema è che ho finito lo studio e avevo niente da raccontare. Quindi avevi creato, diciamo, l'involucro, ma ti, ti mancava di riempirlo in qualche modo. E non hai niente da raccontare, vai alla ricerca di una storia e dunque. Ho fatto il mio lavoro. Il mio primo lavoro era di viaggiare per, in, per trovare qualcosa, qualsiasi cosa che poteva provocarmi per avere una idea. E dove sei andato? A Savannah, Georgia. Savannah, Georgia, un posto dove non sono mai stato, nel sud degli Stati Uniti, uh, vicino ai Carolinas, mm -hmm. vicino dunque a, a, quasi alla frontiera dei North e South Carolina, poi c'è Georgia. Um, e Savannah. È un posto molto speciale. Sei stato? No, mai. No. Allora è bello, ci sono delle zone belle, ci sono delle zone molto meno belle, molto povere, anche. È una parte degli Stati Uniti che ha una storia e un passato molto complicato. Lì c'erano tutti i campi di cotone. Uh, e dunque è una parte che è di dove viene la famiglia del mio padre e lui non ha mai parlato di dove veniva la famiglia e io ho a il stesso perché, nome no? del mio padre Michael Holbrook Pennyman io mm. sono junior lui è senior e, e dunque mi sembrava come sai in Europa noi prendiamo la macchina possiamo andare in macchina per 12-14 ore e niente Uh, e Dunque mi sono messo nella macchina con i miei cani e sono andato 14 ore in, ma in, in macchina verso Savannah Georgia dove ho visto la, un po' delle zone dove c'erano i Peniman. e sono andato al, al cimitero di Bonaventure. Il cimitero di Bonaventure dove c'è anche passato questo film e anche questo libro The Garden of Good and Evil, mm -hmm. um, c'è una zona dove ci sono tutti i Peniman. e ho visto il mio nome scritto su una tomba. Certo, il tuo stesso nome perché poi sì. si sarà tramandato e ti ha fatto impressione quella cosa? No, non una impressione, diciamo, uh, emozionale. Non era una cosa sentimentale, è una, è una sensazione perversa. Proprio. Wow, so, so fucking cool. It's like, it's like, That's kind of sexy. And I know it's so weird. Mi rendo conto che è una cosa strana, però era un po'. Mm. E' quelle, quello come ti si è poi trasformato in detto, scintilla sono, creativa. No, diciamo. Però è lì ho detto, io sono Michael Holbrook, Bayman. questo fa parte di me anche se non mi piace questo, tutto questo, fa parte de, in una maniera o un'altra. E lì è nata questa idea di utilizzare il mio nome come una sorta di provocazione a me stesso, come se fosse un altarigo, e stranamente... Utilizzando me questo meccanismo di Non de Plume, di Rigo, mi sono ritrovato. E da qui nasce, nasce questo album. E da lì? 13, 13 canzoni. Eh, voglio parlare, poi ci sono varie collaborazioni anche all'interno di quest'album. Ce n'è una, per esempio su Ice Cream con The Black. Eh, eh, però in realtà mi volevo soffermare soprattutto su due di queste canzoni. Una è Paloma. Ah. Perché parla in maniera esplicita anche della tua famiglia, no? Sì, parla uh, in una maniera molto chiara, molto, molto così molto chiara, di un incidente della mia sorella, quando lei nove anni fa, uh, è caduto nel quarto piano da una finestra, la serata uh, del, della festa del suo nuovo appartamento. Ah, l'inaugurazione. Sì, a due, che era a 200 metri dal, de, di dove io vivevo anche. Dunque, lei ha avuto questo incidente alle 4 del mattino e io so, ho corso lì, nelle mie mutande, senza neanche scarpe, e l'ho vista impallata su, sulle barriere sotto. Lei ha sopravvissuto con delle conseguenze grave, però sta bene, ha un figlio che è un, una cosa miracolosa, specialmente considerando come l'accidente ha, 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 ha cambiato il suo corpo. Infatti, lei non pensava di poter avere un figlio, è per questo che questo figlio esiste, è che è una, una cosa molto bella. E dunque, è arrivato dun, dun, durante questa, questo periodo di scrittura di, di, di questo album: e, e, era quasi una cosa normale. Una voglia molto naturale di, di scrivere e di, di parlare di questa cosa che avevo, non avevo mai pensato di, di trasformare in una canzone. Uh, lei è rimasta un po' così, perché lei non parla di questo, non si ricorda di niente. Non può, quindi ha, per lì come ha reagito quando gliel'hai fatto ascoltare. Reagito, non ha reagito, proprio non ha potuto, non ha voluto reagire. Non ha potuto sempre con delle persone che vivono delle esperienze molto forti. Che possono diventare anche dei traumi, trauma. Loro spesso non, 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 non è una questione di arrabbiarsi, è proprio una mancanza di reazione. Um, e mi ha solamente detto una cosa: però la, è la mia storia, mi ha detto. Ho detto sì, però sono i miei occhi anche. E dunque, questa è una trasformazione di quello che avevo visto per, per utilizzarlo per qualcosa di un po' più utile. Il fatto che sia un album intimo si capisce anche, per esempio, da un altro brano che sarà... Però Reno. non è un album triste. No, infatti questa è la particolarità. Ah. Perché tu di fatto... Che, forse questa è una cosa che però ripercorre un po' tutta quella che è stata la tua carriera, no? Cioè, nel senso che... Veramente a conoscerti non solo di persona, ma anche artisticamente. Cioè, veramente viene in mente tutto tranne che, che un sentimento di tristezza o di... No, la sentimentalità... Io sono molto... molto quasi a, a volte io mi rendo conto che sono... A, Può essere un po' crudele quando, quando sto gestendo delle cose uh, nella mia vita privata, nella mia vita con la famiglia. Quando sto gestendo delle cose delicate, posso essere molto, molto duro. Uh, in, 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 in francese si dice tranchant. Um, e, e dunque, e anche questo fa parte della mia maniera di reagire a una situazione. Però, um, la sentimentalità non, non mi interessa per niente. Dunque, è più questa idea di, 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 di trasformare, di, 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 non essere, di non sentirsi una vittima di nessuna cosa, di rifiutare questa etichetta, di rifiutare questa condizione. È molto duro di farlo, però vale la pena. Una delle cose che... Leggendo anche la tua biografia e la tua vita, no? mi, ha, mi ha più impressionato. È il fatto che tu sei una pop star, appunto come ci dicevamo, peraltro fai un genere di musica e diciamo associ anche la tua immagine a un immaginario che è talmente così, è, potremmo dire anche leggero, spensierato in qualche modo, ma che tutto questo viene in realtà da una disciplina durissima. Cioè mi ha colpito tanto il fatto che per te lo studio è stato una parte fondamentale della tua crescita umana e artistica. No? Certo, sai il mio sogno cos'è? Io dico sempre che ho tantissimi sogni, è vero, perché voglio andare a fare delle cose a, a, in, in opera, voglio, voglio scrivere un film con musica, voglio fare... Un sacco tra l'altro di... le tue origini sono anche nella lirica in qualche sì, modo, esatto. però quello che mi piacerebbe tantissimo mm. è di andare all'università. Cioè, di andare a? All'università. Ah, cioè di studiare o di... Non sono mai stato all'università. Ah. E che vorresti studiare? Me ne frego, mi piacerebbe studiare qualcosa, ovviamente... Nei... Nel tuo campo. Sì, però, non musica, però qualcosa. Non sono mai stato e, e mi sembra una cosa molto bella. Uh, di, di andare per... Sono stato al conservatorio, però sono andato via velocemente. Um, e Dunque, mi piacerebbe un giorno andare in università. La disciplina umanistica, magari tu che sei, ah? diciamo, una disciplina umanistica, cioè insomma, di lettere, non, sì, esatto, eh, cioè, non scientifica, insomma, non ecco. scien no, 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 non mi buttano, non mi lasciano <ride> neanche entrare, um, però, la, la, questa cosa di. Io non è stata una scelta di studiare. Um, è stato una cosa. Io sono stato forzato da, da studiare perché mi hanno buttato fuori dalla scuola e dunque mia madre ha preso in mano la mia, letteralmente la mia vita. E la mia vita durante nove mesi era molto semplice. La mattina mi alzavo, la regola era di alzarmi allo stesso tempo che i miei fratelli, anche perché loro andavano a scuola, dunque colazione con loro. Poi io andavo al parco. Dei, okay. dei, dei litiga, dei, dei, <ride> veramente delle liti, litigate, litigate delle litigate terribile fra io e le mie sorelle però va bene, io andavo al parco dopo pranzo dovevo lavorare 3-4 ore con la mia madre che era peggio della scuola sì, era, molto più, era più mol, molto più duro e è lì che ho capito che infatti <ride> la scuola era quasi però io è entrato dentro di me questa sensazione di, un po' de, de dell'idea che facendo una cosa anche durante quattro ore che non vorresti fare, alla fine ti senti come hai un po' più di valore. E' è così che ho imparato a, a cantare nella musica classica abbastanza velocemente e quattro mesi dopo cantavo all'opera in una maniera professionale. E, poi, e questa tante... cosa poi chiaramente ti è, è servita lì, tanto anche sì. nel nel pop no in qualche modo ah sì 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 era una cosa molto importante io volevo fare so io ho, ho capito che so quando sono stato al, al conservatorio a, a baritono per studiare l'opera io guardavo tutti gli altri cantanti intorno a me e io dicevo io non sono bravo come loro loro sono molto più bravi di me naturalmente sono nati con dei doti che io non posso neanche mettermi in competizione dunque devo trovare una soluzione e che cosa hai trovato? Alla fine? non ho scritto la mia soluzione che erano i miei pezzi però su sì era così è lì però anche una cosa che io facevo anche a scuola perché è un, era una maniera di dire delle cose che io non potevo dire a viva voce dunque attraverso una canzone potresti dire tutto quello che vuoi certo Diciamo che oltre a questa diciamo, via espressiva che tu hai trovato e che insomma, è diventato poi il tuo lavoro, cioè l'essere un musicista a tutti gli effetti, parallelamente devi anche tanta della tua popolarità, specialmente in questo paese, alla televisione. Sì. Anche se poi hai fatto delle cose strettamente legate alla musica e quindi a quello che era il tuo mondo, chiaramente. Parliamo di X Factor, ma parliamo di stasera a casa amica che era... Sì, però ma... la, la, la TV era TV, dunque non importa se stai facendo una intervista durante... Uh, quelli che è il calcio: se fai un commento su un cantante in X-Factor o se a Casamica, la tv è la tv, dunque, non e è ci non... vedremo ancora in tv? Uh? Ci vedremo ancora in tv? Non come prima, Cioè? allora io con Casamica, Casamica è stata una sfida grossissima di portare questa, quest, questo romance, questa fantasia quasi eh, degli anni 60 in tv era un'operazione certo, complicata, eh? complicata da fare anche da realizzare um, con alcuni momenti dove io guardo adesso posso vedere alcune, alcuni estratti e, e dico, oh, abbiamo fatto questo? e poi altri momenti che io guardo in casa mia dove io dico, ah. soprattutto nei momenti quasi più di conversazione, perché la meccanica per portare uno show così grande con, con i momenti di spettacolo e con i momenti di, di performance era così enorme che, che era difficile fare una combinazione di, di parlato e di, e di show. Dunque, se, se io torno un giorno in tv, voglio essere sicuro che la mia anima che ho quando sto cantando, questa libertà lì, posso anche provocarla, non proteggerla, però provocarla anche nei momenti più, diciamo, parlati, che è l'unica frustrazione che ho avuto con il mio proprio show. Però diciamo il meccanismo della televisione in qualche modo non ti, non ti appaga, non ti... Eh, il meccanismo della televisione è una cosa che tu devi avere tu devi avere una, una distanza con la tv va bene farla però anche devi proteggerti perché um, perché può va così velocemente che tu devi essere molto quando tu, per esempio ho fatto una intervista um, a, con, con Mara con la zia Mara a Domenica In, <ride> e lì sono rimasto quasi stupito dal fatto che, che lei sembra di avere una chiacchierata uh, così all'improvviso, però quello che sta facendo è molto impressionante, perché sta, sta, è, è, un, una, è molto più complesso che quello che pare, è quello che voglio dire. E dunque è, è, è una tecnica, è una, quello, no? certo, è una professione, è una professione. Senti a proposito di, di televisione, una cosa molto breve in realtà. Eh, fra, le tue, fra le tue canzoni di quest'album, ce n'è anche una che si chiama Sanremo, che è chiaramente legata al tuo ricordo no? di infanzia. Sì, non, non parla del festival, però ecco, tu però parli io, del festival. Io, sì, io in particolare parlo del festival, cioè che in qualche modo è televisione, però non si può ridurre soltanto mm. diciamo, a televisione, è una cosa un po' più ampia. Tu la prenderesti in considerazione una partecipazione? Se non come artista diciamo in gara, ma magari nell'organizzazione, nella presentazione, nell'essere un ospite. Insomma, prenderesti parte al Kermes Sanremese um, c'è stato un momento dove le conversazioni intorno di quella, alla mia partecipazione, in, nella capacità che stai dicendo, um, è stato. Era molto seria. È, ho detto la stessa cosa che io dico adesso, che è che solamente perché sono un straniero, non vuol dire che non realizzo l'importanza di quello show. È l'impatto che può avere, in, anche perché quando stai toccando una cosa sacra, che è un fenomeno. Io penso che oggi è ancora più un fenomeno che quello che era prima, perché di sopravvivere in questo contesto, in questo panorama di showbiz, con tutti i cambiamenti che ci sono nel mondo, è un miracolo, è, una cosa, è, è un proprio un fenomeno. Um, e dunque ci vuole una conoscenza, ci vuole una, una, questa, questa capacità professionale televisiva, di, della quale io parlavo con Mara, che, che lei ha. Ci vuole questo, questo anche, forse ci vuole anche un po' di distanza dalla musica, stranamente, per farlo in una maniera super efficace. Penso che Amadeus sia una, una scelta fantastica, perché è un fan, ha il senso dello show, ha la parte popolare e anche... Una maniera molto di vedere le cose che è anche di, di, di apprezzare le cose, molto più azzeccate. Quindi, Dunque, se te è... lo chiedessero, la risposta sarebbe: A questo punto, a questo punto è impossibile. <ride> ah. A questo punto no. è impossibile perché non so abbastanza e non sono, sono mica per un mica scemo, <ride> <ride> questa. questa eh... Notevole, eh, senti io prima di ricordare quello che poi è il tuo tour che parte peraltro il 24 di novembre sì. da Torino, passerà per Roma il 27 novembre. Poi sul nostro sito potrete trovare tutte le date. Insomma, si va avanti fino a febbraio, fino a Reggio Calabria l'8 febbraio. Grandi Ovviamente c'è Roma. Ovviamente c'è Roma, come 27, dicevo, appunto il 27 di novembre, 26, quindi insomma il Palazzo dello Sport e noi chiaramente eh, ti aspettiamo. Un'ultima domanda te la voglio fare per quel che riguarda Italian Show, che tu conosci molto bene, mm. essendo stato anche diciamo parte di quello show. In, in Italia poco rispetto a... Certo, tra in Francia dove hai fatto dei... Francia dove, sì, allora in Italia ho fatto X Factor per tre anni, e mi sono divertito. Per me è divertimento. Però dimmi da un punto di vista artistico, cioè tu come artista, che, come, che cosa pensi? Di dipende fenomeno, di, come, pensi dipende che è... di come lo guardi. Per me, quando io ho fatto X Factor, era intrattenimento. Mi sono divertito facendolo. Uh, C'era anche una sorta... E a volte ci sono, a volte ci sono delle performance che hanno un impatto perché in questo entertainment non ti aspetta di avere qualcuno che dice ok basta lo show ecco un gesto un gesto bello che esce fuori un po' di poesia e questa poesia nel contesto lì ti, ti, ti sorprende ancora di più um, però uh, è, è un po uh, non, è, non è che Ogni cosa che vedi in un talent è, ha una importanza gigante per niente. Ci sono, però, ci sono alcune cose che possono uscire che. Attenzione, perché possono avere delle conseguenze enormi nel, nel mondo del discografico. Penso che c'è proprio questa. L'entertainment mi piace. L'idea di una competition è una cosa molto vecchia. Sai che Prima della televisione, prima di Sanremo, in, in America c'era il, il, il tournée dei teatri, De, c'era anche nel vaudeville, la tradizione del vaudeville, anche del Yiddish Theater, questi teatri ebrei, c'erano era, sempre le competizioni dei cantanti, dove il pubblico anche aiutava a decidere che aveva vinto i, il dollaro o non so quanto, cioè, quanti soldi, 2 dollari il premio. <ride> e, e dunque questa cosa qua, questa voglia di mettere in competizione dei cantanti è una cosa molto vecchia, che, 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 che io penso che sopravviverà, anche se adesso forse ne abbiamo avuto tanto mm. e tanti. Siamo in un momento un po' di, eh, sì. di calo. Io penso, di, penso forse di sì, però... Uh, Nonostante questo penso che c'è una maniera di farlo bene, una, con, che, ammettendo che è uno show, è intrattenimento, come Sky ha potuto fare con X Factor, dove c'è lo show. E questo penso che è giusta, il giusto atteggiamento di avere, perché c'è stato un programma in Francia, eh, non voglio dire che programma, però loro hanno preso il contropasso di questo, hanno detto noi vogliamo fare un talent, prendiamo... Anche degli artisti molto seri, molto intellettuali così. E facciamo un talent quasi nel pathos, non sì, è stato. No, perché è show, certo. È un'altra un anima: it's show certo. business and it's entertainment. È anche molto pericoloso per quelli che decidono di fare giudice, eh? Ci sono Ma tantissimi certo. rischi, certo. Io andrei avanti per, per ore, purtroppo insomma, ti, devo, ti devo chiaramente lasciare andare, però insomma noi ti aspettiamo chiaramente dal vivo a Roma, ti aspettiamo chissà, magari in tv in una, nella forma che più, ti, che più ti piace, sicuramente insomma già una, un, un bel assaggio ce l'abbiamo qui con questo album, noi ti ringraziamo tanto di essere di essere stato qui con noi. Grazie. Te. Grazie e torna a trovarci. Con piacere.